base avanzata di Balabolukh, nella provincia di Farah, sud-ovest dell'Afghanistan. Questa FOB, dall'inglese Forward Operating Base, è un punto strategico controllato dall'esercito italiano che fornisce supporto logistico ai militari ISAF che transitano per questa regione, importante crocevia di traffici e indispensabile base per il controllo del territorio. Sono il caporalmaggiore scelto Chimenti Bartolomeo, sono il comandante della seconda squadra facente parte del secondo plotone. Finalmente siamo qui in Afghanistan, siamo nella base avanzata FOB Tobruk e siamo qui ad operare insieme ai ragazzi della mia squadra. Nella FOB Tobruk si alternano ogni 6 mesi circa 200 militari italiani divisi in plotoni. Questa è la compagnia dell'ottavo reggimento alpini di Cividale del Friuli, rinforzata da personale delle trasmissioni e del genio. Grazie al lavoro che abbiamo svolto in Italia siamo qui e siamo pronti per affrontare questa missione che non è facile, ma è dura un bel po', diciamo. Grande palazzina della seconda squadra, diciamo il nostro piccolo appartamentino. Qua da me Leo, il comandante di squadra, c'ha il suo angoletto riservato, quindi chi prima arriva meglio alloggia, si è fatto l'angoletto. Zona bar, zona frigo e disinfezione, abbiamo un po' tutto. Qui si vede la fobia del ragno cammello ha colpito, tutti quanti bardati, con le zanzariere e con tutto. Di qua montata perché si trovava i ragni sulla schiena. E qui, qui dormo io. Giustamente non mi ha ancora colpito l'ansia da ragno. Qui c'è Totò, Salvatore, che dorme isolato perché dice che ha bisogno della sua privacy. Quindi va bene. E questo qui è l'angolo un po' migliore, l'angolo, diciamo, dove si gioca a PES, diciamo. Questo qui è il letto del biondo. Io in squadra, diciamo, ho una funzione un po' polivalente, diciamo, se si può dire. Sono un soccorritore militare, ovvero, cioè, seguo come tipo il combat medic americano e faccio anche il minimista. Ok, thank you. Bye. I'll tell him. Ok. What's your name? Richard. Okay, I'll tell him. I militari vivono insieme 24 ore al giorno, a stretto contatto, condividendo tutto: spazi, compiti, rischi e paure. Per 6 mesi consecutivi, ogni giorno. Un'esperienza che cementa legami umani molto forti, che spesso vanno oltre il semplice rapporto tra commilitoni. Si diventa quasi fratelli. Siamo qua da un mese e mezzo più o meno, 50 giorni. Per me la prima missione, come primo impatto è stato abbastanza forte. Anche il solamente montare in garitta, comunque guarda un mondo diverso rispetto a quello in Italia. E poi abbiamo iniziato anche a fare attività fuori e su molte cose, le attività, l'addestramento, l'approntamento, così che abbiamo fatto in Italia è servito. Io parlo come il mio incarico conduttore. E poi la cosa fondamentale è l'amalgama che si è fatta con l'interno del team. Del mio mezzo, perché comunque devi andare d'accordo, c'è bisogno di comunicare, perché quando esci devi avere più di 2 occhi, perché non bastano solo i tuoi. Per quanto riguarda il movimento iniziale, noi usciamo dalla FOB. Prima di ogni uscita in pattuglia per la perlustrazione del territorio, il comandante del plotone riunisce gli uomini della sua squadra incaricata per quel giorno di svolgere la missione all'esterno della FOB e li istruisce sul da farsi. È fondamentale per la sicurezza e la riuscita della pattuglia fissare in anticipo i compiti di ognuno. I dettagli fanno la differenza. Il briefing è stato fatto, con i ragazzi abbiamo parlato di cosa fare e non fare oggi pomeriggio e ora facciamo l'ultima sistemazione dei mezzi e poi siamo pronti per uscire.
forse qua incontro qualcuno e devo entrare dentro. Inutile che state lì in mezzo da quei mezzi. Dentro con lui? Non lo so, o quantomeno se devo parlare con la gente, o blocchiamo la strada. A parte non è che... Dopo il briefing e prima dell'uscita pomeridiana è l'ora del pranzo. Per chi vive in questa base sperduta, lontano dai principali insediamenti urbani, anche il semplice rito del pasto diventa un momento importante, atteso quasi con trepidazione. La mensa si trova all'interno di un edificio di mattoni. Il cuoco e il personale della cucina sono italiani. Il livello qualitativo del cibo è piuttosto elevato. L'energia per far funzionare tutta la strumentazione della mensa è prodotta, qui come in tutto il compound, da generatori elettrici che garantiscono l'autosufficienza. C'è anche l'aria condizionata, fondamentale nelle giornate estreme. In estate il termometro può sfiorare i 50 gradi. D'inverno, invece, quando il freddo dei meno 15 si fa sentire, entrano in funzione i termoconvettori per riscaldare gli spazi comuni. 300 calorie. Grasso pure. 300. Quant'è la grande? Quella. Per mantenersi sempre ben addestrati e pronti a intervenire, i militari sono spesso attenti alla linea. È il caso del caporale Riccio, che conta ogni caloria presente nel piatto, preso in giro dai commilitoni. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di trovarci bene come squadra, cioè abbiamo lavorato tanto, diciamo, in Italia, e questo ci ha aiutato già subito, perché le prime difficoltà sono state proprio subito evidenti, arrivare, ecco, cercare di sistemarsi, trovare il modo migliore per iniziare, come affardellarsi, come fare, però insieme si è riusciti, abbiamo avuto i nostri alti e bassi, però ci siamo riusciti senza nessun tipo di problemi. Siamo preparati una mezz'oretta prima per uscire in pattuglia, dopo il briefing, e per preparare tutti i materiali all'interno del mezzo, per controllare l'efficienza dei materiali, e ora tra una ventina di minuti ci sarà il pre-briefing prima dell'uscita. E la canzone nostra di Scaramantica ce l'abbiamo pronta. Sappiamo la nostra nuova canzone di Scaramantica. Questa è la nostra canzone di Scaramantica. Invece di mettere con i J-Ax mettiamo questa canzone qui, così andrà bene sia l'andata che il ritorno. Gli incarichi di chi opera nella FOB Tobruk sono tre e vengono assegnati a rotazione: manovra, guardia e pulizia. I plotoni si alternano settimanalmente in questi compiti. Chi è di manovra esce in missioni di esplorazione e controllo del territorio. Quindi troviamo un passaggio attraverso il compound della PPF. Arriviamo accanto al canale, chiamiamo l'appiedamento. Il turno di manovra ora tocca a questa squadra, che esce dalla base a bordo dei blindati Lince. 5 i posti a bordo, quasi sempre tutti occupati. Davanti ci sono il conduttore, in questo caso una donna, e accanto a lui il capo squadra. Sulla ralla il mitragliere è pronto a intervenire su comando.